Si parla di adeguamento sismico dell'autostrada Pescara-Roma, voi avete chiesto lumi al Ministero, avete avuto delle risposte, ma avete saputo anche altre cose, quali per esempio? Che Toto, oltre a presentare qualcosa sull'adeguamento sismico, ha presentato questi progetti di variante miliardari da 5 miliardi di euro per raddrizzare, bucando le montagne abruzzesi, il tracciato autostradale, quindi facendo una variante appunto molto costosa che i cui costi sarebbero ricaduti poi sulle tariffe ai cittadini, perché avrebbe comportato anche un prolungamento della concessione per decenni. E il Ministero ci ha risposto dicendo che questa proposta di Toto è unilaterale, è al di fuori del perimetro della concessione esistente, quindi stiamo parlando sostanzialmente di sogni di Toto che attualmente non hanno le basi per camminare. Bisogna sorvegliare, stare molto attenti, perché questi sogni di un privato potrebbero, insomma, in un futuro molto di là, diciamo così, diventare realtà se qualcuno l'appoggerà. Noi crediamo che sia un progetto assolutamente folle, perché andrebbe a bucare le montagne abruzzesi, i parchi abruzzesi, soprattutto dove c'è molta acqua che poi rifornisce le sorgenti da cui prendiamo anche acqua potabile, diciamo così. Quindi è un progetto da rigettare in generale, però è incredibile che si siano seguite delle procedure così basate sull'acqua, come per dire, per rimanere sul tema.